Buona giornata cari amici, oggi 28 febbraio 2018, questa è la seconda edizione della nostra rassegna stampa che vi ricordo è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Latina, carabiniere spara alla moglie, gravissima, poi uccide le due figlie e si toglie la vita. L'uomo 44 anni ha colpito la compagna 39 che è stata trasportata al San Camillo di Roma. Il militare dell'arma ha poi colpito le figlie. Inutile l'intervento dei negoziatori. Quando poi gli uomini dei reparti speciali sono entrati nell'appartamento, hanno trovato solo cadaveri. Elezioni Renzi e Berlusconi. All'attacco sui ministri annunciati da Di Maio, non rispetta regola, i nomi sconosciuti. PD e Forza Italia contro i nomi anticipati alla stampa dal candidato premier del Movimento 5 Stelle. Ieri Gentiloni ha parlato di un festival del surreale. Segretario Dem rilancia, questa è una cosa più finalizzata ad avere titoli sui giornali che rispettare le regole. L'ex premier dice governo dell'irrealtà. La replica del leader del Movimento 5 Stelle non si fa attendere, dice noi alla luce del sole, gli altri inciucisti, vedo nervosismo. Al Colle non possono tenere conto della lista prima dell'incarico formale comunque. Pozzuoli, De Luca contestato con sacchetti di immondizia, il governatore alla signora, Cafone si vergogni lei e i suoi antenati. Al governatore della Campania Vincenzo De Luca abbiamo lanciato sacchetti di rifiuti, gli stessi con i quali pensa di gestire prebende e clientele in Campania, come ha mostrato l'inchiesta giornalistica Bloody Money di Fanpage.it. Lo scrivono in una nota gli attivisti dei comitati Stop Biocidio e il laboratorio Insurgencia, che poco fa a Pozzuoli, in provincia di Napoli, si sono resi protagonisti della contestazione al grido di camorrista contro il presidente della regione. Elezioni, la candidata di Forza Italia a Taranto dice a volte le donne provocano la violenza maschile. Maria Francavilla, moglie del presidente della provincia di Taranto, Martino Tamburrano, lo ha dichiarato a una TV locale dopo l'incontro con la scrittrice Barbara Benedettelli. Su Facebook si difende scrivendo dicendo affermazioni a anni luci lontane da me, riportavo le sue parole, non una di meno. Taranto, narrazione tossica, parli di altro, dicono. Insomma, sono sempre affermazioni abbastanza, bisogna vedere un po' la realtà, cari amici. Brexit, stop nella trattativa dell'Unione Europea, dice Nord Irlanda rimanga nell'Unione doganale, la Medici inaccettabile, minaccia a integrità. Il capo negoziatore di Bruxelles ha presentato la bozza di accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. La Premier britannica ha replicato durante il Question Time alla Camera dei Comuni. Torna lo spettro di una barriera fisica tra i due territori. In un documento pubblicato da Sky News, il ministro degli esteri Boris Johnson ipotizza il ritorno di una forma di frontiera dura. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.